un altro per Blanca, quindi sono due. Eccoci! Oh. E poi Stefania, se ti piace c'è il Babbo Natale. Ok, allora signori, siamo popolo di YouTube. Sì, purtroppo il primo tentativo abbiamo dovuto interromperlo di andare live contemporaneamente a Facebook. Vi diamo il benvenuto e seguiteci perché ecco, stiamo proponendo. Ciao Anna Maria, allora uno è di rosa. Però aspetta perché te si vede solo. Ok, live lascia molto a desiderare perché è la prima volta che andiamo su Facebook, su YouTube live. L'avevamo fatto su Instagram tempo fa, contemporaneamente a Facebook. Ma prenderemo più confidenza poi, più avanti, ok? Più avanti, ok? Allora, uno è di rosa. E uno è di Blanca. Se non lo vuole Stefania, perché lo stavo facendo vedere a lei. Ok. Allora, vi stiamo proponendo, parlo anche per YouTube, che comunque gli iscritti al nostro canale lo sanno, siamo un negozio di rivendita di materiali creativi, andiamo in diretta tutti i giorni alle 15 sulla nostra pagina Facebook, ma ultimamente ecco, stiamo cercando di sperimentare varie possibilità per andare anche sui nostri canali social al di fuori di Facebook, che sono appunto Instagram e YouTube. Quindi perdonate se ci sono stati degli intralci tecnici, però è la prima volta, appunto, come stavo dicendo, scusate, all'inizio, ma ci perfezioneremo, perché noi insistiamo e quindi esatto. E una cosa, ce la faremo. Allora, vai Ste. Scusami Blanca, non avevo letto Barbara, è vero. Quindi Babbo Natale è uno di rosa, che è stata la prima, e poi Barbara c'era. Ok. Anche sul nostro canale YouTube la diretta resta, per cui tranquillamente se qualcuno di voi la vuole rivedere anche sul nostro canale YouTube può farlo tranquillamente proprio per questo, perché tanto resta lì. Cancelleremo poi quel tentativo fallito perché lo stavo elaborando. Che ti elabora? Meglio di no. Quindi lo cancellerò poi alla fine delle dirette, esatto. E resterà il video buono, diciamo, anche se iniziato qualche attimo dopo rispetto a Facebook, proprio per l'intoppo tecnico. Allora, vai Ste. Allora, faccio rivedere un attimo perché qua in tutto, se no, dobbiamo un po' mettere allora, anche un po' altino, però. Allora, vasetta 1 euro. Vasetta 1 euro e vasetta 1 euro. Grezza, quindi è normale che li vediate sporchi, perché è normale, certo, sono porosi. Per cui poi aggrappante colore e si leva tutto. Sempre a 1 euro c'è la mini teiera. Abbassala un pochino, sta, perché sennò di qua non si vede. Tengo qua così, facciamo prima. Ok, guardate la mini tagliera, è carinissima. Questa la mini tagliera dentro è smaltata. Per cui può per essere cui può andare liquida. Mio Blanca. La tagliera, ok. Se vuoi
L'hai sentite o... Io ho iniziato già. Ce la Come ti fai? pare? Sì, Blanca, quindi preghiera. Raga, qui tra poco andiamo più forti dei Canale 5, lo dico, Capisce, ve lo esatto. dico perché, perché ormai è il cavalletto con la ring, poi multipiattaforma, poi Una cosa. Pier Silvio ci deve venire a dare dei soldi. Allora, poi qui abbiamo degli altri grezzi a... Alice, sì, la tagliera Esatto. del cappellaio matto. Abbiamo degli altri. Questi in effetti Sì. si lasciano così. Li ho Sì. portati io personalmente da Deruta. A piedi. È venuta a piedi da Deruda, sì, E quindi la sono patria della ceramica, ceramica con i laboratori, ogni bottega è un laboratorio. Mi sembra che tu hai fatto ho pure fatto un il corso, sì. corso, vero? Allora, sempre a 1 euro perché sono gli ultimi rimasti. Vedrò un po' rimaniamo al mare con questo caldo, infatti, è vero, sono gli ultimi rimasti. Questo è proprio un simbolo, non mi ricordo, non mi chiede. Cosa sono? A un euro Sole e luna. sempre, sole e luna, ce n'è uno così più a punta e uno più stondato. Questi sono Esatto, bellissimi, in sì. genere si appendono, ma si lasciano così grezzi, eh? Quindi in caso chiedete stondato e a punta, Ok. sono molto belli. Ah, è vero, io mi scordo che c'è state pure voi. Stondato per Barbara. Soggetti unici, a me serve La tagli... la tagliera, la tegli... la tegli... la teiera per tagliera per l'influenza. l'influenza. Anna Maria. Mannaggia. Allora, Barbara stondato, quindi rimane questo a punta. Sì. Carini. Questi goccetti sono, questi di Deruda, sono tipici anche delle case proprio del sud, che ce l'hanno appesi fuori Sì, le porte di come casa. no? Immagino un po' tipo la Puglia, la Sicilia, che hanno Come queste no? caratteristiche di avere questo, anche proprio questo Proprio. tipo, luna e sole, fuori le, o i trulli in Puglia, oppure Sì, questa fuori le è casette. bellissima. Sì. Ce Poi, l'hanno pure a Cerenova. sì, ma infatti sto dicendo, ce l'hanno pure da me. Tranquillamente, al mare si pesca. Al mare a Cerenova. Allora, poi, sempre a 1 euro, questa è sempre ceramica, ma è grezza, ok? Sì. Ma anche questi in genere si tengono così e sono dei simboli, diciamo, porta fortuna. Sempre a 1 euro, c'è la luna da sola. Facciamo vedere pure un attimo a loro. Sì. Sì. Luna, e la riallontano. Pensa che all'inizio però stavi piegata perché non ho fatto in tempo a tirare su. Lui fa un countdown 3-2-1 che ti dice sorridi per la miniatura. Stavi tu Capirai, bella, bellissima miniatura. stavi Allora, tu piegata prendendo le cose, è venuto lo esatto. scatto, è venuto che... è una cosa Fantastico. meravigliosa. Questa diretta tra prima e sta miniatura mi sa che ce va a Esatto. vuoto. Allora... Allora, luna, Sì. sempre a 1 euro. Poi, ripeto, sono simboli portafortuna. C'è il melograno. Mo' ve lo faccio vedere, state Sì. buoni, vedete là. Ecco, Melograno, peccato che che ha anche il buchino, su sto tablet è buia, porca miseria. eh. Ha anche il buchino per essere appeso. Sì, sembra come prima, anche Vedi? quello si è acceso. Ah, ecco, melograno per Barbara, ok. E l'uva. Yes. L'uva. L'uva. L'uva, sempre pure Per questa col buchino per appendere. appendere. Perché non c'è apona, perché sennò la zucca dell'inizio mi sa che se la litigavano.
Adriana. Blanca voleva, solo gli si è bloccato tutto. Ok. Manuela Lua. Neanche c'è. Un'altra fissata di Halloween. Abbiamo fatto proprio la parodia della sigla del film Halloween di Carpenter, che inizia proprio con la zucca accesa che sfarfalla la fiamma dentro. Esatto. Allora, questa ne abbiamo tantissime, siccome è un ultimo pezzo, la mettiamo a 1,50, che è questa pergamena. Yes. Con i buchi per essere appesa, ce ne abbiamo veramente tante e anche di due misure. Sì. È molto bella, eh? Sì. Ecco, questa per esempio potrebbe essere la classica targhetta famiglia Ranieri. Sì, assolutamente sì. Oppure io ne ho fatte tante. Benvenuti. L'hanno regalate per le lauree. Sì, perché essendo la pergamena si presta. Vedete, ve la faccio vedere anche così. Okay. Ci fate magari... può essere una sorta anche di cornice un po' originale. Ci mettete dentro, per esempio, la foto del laureato, la laureata. E potrebbe essere un regalo così per esattamente la laurea. Se sono amici, perché se si ha parenti laureati quello non basta come regalo. Assolutamente. Sempre un euro, questa è smaltata, eh? Era di stamperia, scatolina in ceramica smaltata. Sì. Scatolina se non ricordo male rotonda. Ce n'erano anche di diverse misure, anche più grandi, ma è rimasta solo questa. Stagione di questi. Rosa. Prima o poi, ok. Sì. Allora, siccome sul video di YouTube non compare, io ricordo per gli amici di YouTube al volo il telefono 370 10 25 425 è il nostro telefono, mentre l'indirizzo e l'indirizzo anche dello shop online lo vedete in descrizione. Il telefono non c'è, per cui per qualunque informazione, richiesta, eccetera, eccetera, potete chiamarci o mandare un messaggio WhatsApp al 370 10 25 425. Prometto che la prossima volta metterò i dati più completi anche in descrizione, perché se no, esatto. Oggi l'emozione. Allora, questo qui è un grezzo in gesso di scaiola, c'è una tecnica, sì. Ma è gesso, quindi potete lavorarlo come volete, con gli acrilici, con gli acquerelli, come vi pare, ed è la rappresentazione, mo ve lo faccio vedere pure a voi, state buoni, lo vedete? È uno sbalzo di un villaggio, è meraviglioso, dietro c'è anche il gancetto per appendere. Sì, questo qua ci ho fatto una marea, perché questi erano corsi che facevo io, una marea di corsi, ma proprio a pioggia, con due tecniche diverse, diverse nelle rifiniture, perché la prima parte era comune come tecnica sia all'effetto che non posso dire perché stiamo su YouTube e non posso dirlo perché è un marchio famoso, e sia per costo, dice Rosa. Sì, è infatti a diretta finita, Maria Adele, sì. Ah, sì, quello sì. Purtroppo in corsa non si in può. In corsa non si può. Allora, questo qui... Sia per, no, dicevo, per l'altra tecnica, che era un effetto più molto bello, però io vi dico che siccome anche nel primo garage sale era stato venduto qualcosa del genere, se qualcuno di voi ce l'ha, perché noi purtroppo non li trattiamo più, quindi non possiamo dire venite a far corso e poi lo vendiamo, no, però se qualcuno di voi l'ha acquistato, ce l'ha questi oggetti,
volesse fare il corso, me lo dite e io vi propongo le due possibilità, sia l'effetto che non si può dire, sia l'effetto a spolvero che finisce opaco, per cui sono due tecniche un po' lunghette ma molto semplici, carine, e avete un risultato finale che veramente sembra dipinto, esatto, a mano e sbalzato. No, ma poi non si vede bene, ma è veramente bello, bello, bello. È dettagliato, sì, ci sono i terrazzini. Sì, allora, è pieno di particolari. Questo qua, ce ne sono quattro. Lo stesso soggetto? Sì, sì. E invece di 8 euro, sì, tu hai preso, mi sa, la frutta. Barbara, sì. Sì, invece di 8 euro sta a 3, quindi a meno del 50%, esatto, e ce ne sono 4 disponibili. È bello, 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 aiutami a di bello, quindi ecco, fatemi sapere, casomai ci mettiamo d'accordo. Perché questo ho lavorato come con queste tecniche. Ah, che poi vuoi fare il corso. Ok, va bene Blanca. Allora, uno è tuo. Uno compreso corso. Allora, ok. Se anche Barbara vuole farlo, fatemi sapere anche nei prossimi giorni, non è un problema, che casomai raccogliamo un po' di nomi. Esatto. E vediamo di organizzare una data, ve lo dico subito, sempre di sabato. Ok. E ci vuole un po', per cui magari prendetevi... Ce ne sono altri 3. Un sabato libero. Ok. Poi... Questo qui era invece di stamperia, questo non è per fare la stessa tecnica perché non è lo stesso materiale, questa è una sorta di resina, è rimasta l'ultima, è una cornice, già c'è il suo gancio dietro. Sì, come l'altro pure, l'altro c'ha il gancio. Sì, 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 è una cornice, mo ve lo faccio vedere, con tutti gli angeli. I puttini, sì, per cui questo lo potete, tanto non si vedono. Se intravedono perché stanno davanti la potete dipingere con gli acrilici, però okay. Secondo me mettendo dell'aggrappante in quantità abbondante forse, però sì, in effetti questo diciamo che sarebbe da sperimentare la stessa tecnica che si può fare con le piastre, quelle lì in gesso di scagliola, ma la dovrei sperimentare io prima di proporvela, altrimenti qui andiamo di aggrappante normale e pittura normale. Ok, e questa qua sta a 1,50. Sì. Questa la fate bella, mettete una bella immagine sotto e la regalate a Papa Francesco per la Cappella Sistina. In oro? Sì. Allora, poi... Ah, questa era tanto carina. 2 euro. Ah, carine, questi. Questa è in gesso di scagliola, per cui e, può essere... E infatti anche su quelli facciamo i corsi. Può sono i dolcetti. Sono i dolcetti. Sì. Vedete, tipo cupcake con la glassa e la ciliegia sopra. Questi qui stavano a 7,80 e vanno anche questi a 3. Ne abbiamo 3 di dolcetti. Sono grandi, Sì. Proprio grandi. Calcolate che potete divertirvi proprio a renderli all'occhio come i dolcetti veri, quindi la ciliegia rossa. Un bello scherzo. Bello scherzo. Per Halloween. No, però è carino, tipo su una tavola. Sì, no? È carino.
come messo anche tipo su un'alzatina. Alcuni Decorato. ci fecero le bomboniere Sì. perché anche dei dolcetti e oltretutto la scatola si presta pure perché sembra proprio la scatola trasparente classica da bomboniera. Perché Stamperia all'epoca ne fece di diversi tipi di dolci in diverse misure, c'era una misura anche più piccola di quella. E prese in certe quantità si prestavano anche a fare bomboniere. Esatto, Sì. e di questi ne abbiamo tre. Ok. Dolce con la ciliegia. Poi ce n'è uno solo di dolce con le more. Guardate proprio con la Sì. La panna panna intorno. fatta a sac à poche. Sì, e anche la panna, per esempio, potreste benissimo farla colorata perché esiste la panna colorata, Come no? magari farla È molto sembrare carina. anche boh, una crema. Quindi la fate giallina, insomma, Sì. Guarda, potete giocarci è tanto. carina, è una composizione con tutti e due i dolcetti. Sì. Molto carina. Qua serviamo Manuela. Solo che lei fa bene. Lei fa bene, però in vetrina magari la fa. Ah, è carina, sì, in effetti. Dice, voglio quella. E abbiamo detto questo qua il prezzo sempre a 3 euro, giusto? I I dolcetti. dolcetti, sì. Notaio, ho detto 3, vero? Adesso questo è un ultimo pezzo, per cui a chi piace fa, sì, ok, fa un affarone. Perché costava tipo 17 euro, una cosa del genere. E la mettiamo a 5 euro, sempre in gesso di scaiola. Grazie, grazie Rosa. C'è la mega bambolona. La bambolona, questa Guardate è che meraviglia! proprio È Holly Holly Hobby Hobby, proprio, con i fiori ragazze. dietro. Sì. È grande, è molto grande. Sta in piedi, ovviamente. Naturalmente, sì. Bambola, se mi si aiutate, sì, ma Se certo. mi aiuta, eh sì, Cioè, Barbara, infatti l'ho vieni e detto. la. Se te e Blanca già pensate di volerlo fare il corso, io Portate i dolcetti. casomai prendo un foglio dopo con Stefania e cominciamo a fare un piccolo elenco di chi vuole fare questi corsi sul gesso di scaiola, in modo che mi oriento anch'io per quante persone possano esserci, se poi si riforma la classe è più carino e divertente, però se poi la classe non si forma ve li faccio individuali i corsi, è come qualunque nostro corso. Allora, quindi la bambola è di Barbara. Questa è bellissima. Sì. È proprio bella, bella, bella. Ok. Adesso, sempre serie bambola. 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 Ci sono i dinozzati. Allora, non li guardate così perché forse fanno pure un po' impressione, ma sono spettacolari. Dipinti. Sono le tinozze Sì. E con i bambini che fanno il bagno. ci sono anche le bolle. Su Su alcuni. alcuni ci sono le bolle, infatti vengono dipinti con l'effetto bolla, diciamo, quindi Sì. l'effetto azzurrino, semitrasparente, così. E ci sono. Esatto. Adesso, visti così, sembra Shaggy la bambola assassina, No, no, ma non è. invece no, A assolutamente. Annabelle. Esattamente. Quanto costa la La bambola? bambola viene, aspettate che ve lo dico. Ah, la bambola quella di prima, vuoi sapere? Quella viene 5, Sì, e costava stava, ecco, 17. punto. Nel caso conferma ce l'hai, Barbara, perché io ho preso e te l'ho assegnata, ma credevo di averlo detto il prezzo. Invece di questi I prezzi? dinozzati vengono 4. Costavano? Costavano sui 13 euro. Poco meno della bambola, sì. Esatto.
Questa è la tinozza, è un modello di tinozza. Sì. Ora vi faccio, e ce ne sono due, certo, una fa, sì. Sì. Ok, Barbara. Allora, questo è il primo modello di tinozza e ce ne sono due. Poi, aspettate che non mi ricordo, di questo ce n'è una solo, la differenza è che c'ha il pollice in bocca. Sì. Quindi in caso chiedete tinozza, pollice e due pezzi di questa che è un amore, perché è questa che c'ha, c'ha le bolle. Le bolle che non è l'uva, sembra così a colpo d'occhio, questa però dentro. Io la modificherei. Che se sta a fare il bagno dentro un tino. Ma in realtà sono le bolle che fuori resta. Blanca, lo facciamo per la sagra dell'uva, saltranno, mettiamo a cervelli. Sì, mi dovete mettere con un banchetto, con quelli che vendete, esatto, subito. Vendiamo subito, eh? Sì. I bimbi imbriachi. davanti questa c'ha il cuore. Il cuore, sì. Ok, mio. Mio. Ma stai, cioè veramente la vuoi una? Però lei ride, quindi perché non tu so. Tu ridi. Non so se la vuoi, nel caso ce n'è rimasta ancora un'altra. Qua mi dice attiva flash, ci proviamo. Tinozza con le bolle. È bellissima. È questa. Successo qualcosa? Si è acceso il flash. E stai come prima. E soprattutto mi sta perforando. Questo. Quanto questo? Questo viene 4. 4. Invece di 13. 13 veniva, sì. 4, la bambola ha prenotato Barbara da 17 a 5 euro, ma l'ha prenotata Barbara, allora, niente. Allora, intanto aspetta, io li ripoggio perché no, no, per carità. Ok, io, ok, allora, dice Blanca, la bolla è tua. Ma questa, ok, dai, che lo vuole, ok, perché gli hai detto il prezzo? Penso che sia Blanca, io dici? Intanto metto a posto e poi Blanca ci dice se effettivamente perché lo vuole. Allora, ma ecco lui, allora no l'abbiamo in detto, effetti sono le bolle, sembra l'uva Blanca, hai ragione, vuoi, perché sembra, se vuoi, stavo dicendo, si trasforma in tinozza e invece delle bolle diventa uva e ha il bambino dentro la tinozza con l'uva. Vabbè, uno lo levo intanto perché sicuramente poi ci dici. Poi aspettate, rimetto un attimo a posto delle cosine, se no non mi ci raccapezza. Ah, vedi? Ok, uno lo vuoi, perfetto. Blanca. Diciamo che ho migliorato un po' il contrasto e i colori. Sì, ecco, adesso è più accettabile la cosa. Prima eri un po' sui toni del grigio. Ah, vabbè. Ok, comunque bella è questa. Sì. Ah, ok, lo prendo. Bene. Okay. Se qualcuno ha comprato più di un oggetto di questo genere, al corso decida quale portarsi. Sembra che scrivi sul registro di classe. Sì, sì. Sì, sì. Perché, la nota. Perché è il famoso planner da metro, questo qui. Infatti, esatto, all'inizio certe volte vi diciamo, se volete prenotare cene, pranzi, noi possiamo prendere le prenotazioni perché un amico di Stefania c'è al ristorante, ce l'ha regalato. Esattamente. Questa è la mia passione, ultimo pezzo. Sì. Lo mettiamo a 5 euro ed è la mucca. Ah, la mucca. Mucca con le... La mucca, la è, mucca è meravigliosa. Di queste non ho idea, no, di non quante lo so, ne abbiamo vendute. Non lo so. Perché è veramente... Poi c'ha gli occhi a palla, vedi le... Sì, sì. Mia, Blanca. Blanca, vai. Stavo dicendo, decidete eventualmente chi vuole venire a fare il corso e che ha
più uno di un oggetto di questi qui, quale vuole usare per il corso? Perché non ve posso dire tutte e due, perché esatto, è lunghissimo. Ne hai anche una piccola, ma non presa qua, perché se hai preso questa, la misura era unica, Io vengo, grazie, allora dopo facciamo un foglio. Ma allora se l'hai presa qua, Blanca è identica, Sì. Non c'era. Forse l'hai avvicinata e sembra. Che sembra a mucca Carolina. Ma è uguale a quella che hai se l'hai presa qui, Allora, Barbara ha detto che viene. Blanca, sì, che vuol dire che viene? No, no. Era la risposta a me. Per cui Blanca... No, però Blanca l'ha detto prima, che ha compreso corso, quindi io Blanca e Barbara me le segno. Esatto, Blanca, era la stessa. Era nel garage sale, allora era la stessa Blanca. È rimasta a meno solo... che se ce n'era una più piccola, se le... era sì, lei? Per il corso, ok, esatto, Blanca. Sì. E era nel garage sale, allora è questa, è identica. Forse dall'inquadratura sembra più grande... Ma se l'hai avvicinata è una misura unica, quindi facci sapere, la lascio qua. Allora, ultimo articolo sempre serie gesso di scagliola, per cui volendo per quella tecnica. Allora, questo va a 8 euro, allora no, infatti, allora la mucca è disponibile, ragazze, Aspetta che la cancello. Ok. Questo sta 8, costava più di 20 euro, ed è fighi, è grosso. Il presepe per i pigri. Ah, bello fatto. Sì? Esatto. Sembra più grano. Barbara. Mio presepe. Barbara. Perché l'ho avvicinato tanto, sì. Blanca, probabilmente. È la capanna proprio quella originale. No, Blanca parla ancora di Ah, mucca. Della mucca. Ah, sì. La capanna questa è, ragazze, è fantastica. Allora, questo presepe, Barbara. Ok, allora questo è andato. Rimane quindi disponibile la mucca. Ok. Ok. Siamo via. I prezzi? No. Ma io non ho segnato un prezzo. Beh. No, sull'agenda sì, le cose vendute. Ah, no, quelle che restano. No. Non volete l'etichetta a un euro? Allora, ultimi due articoli non sono in gesso di scagliola. Oddio, scusate, ho urtato il cavalletto. Mi sa seppure leggermente girato. Ma sono. Levo, queste. Debbie! Oh. Metti lì la nota. Sì. No, non li ho scritti su di loro, vabbè. E questi stanno tutti a un euro l'uno. Li tolgo. Ho altri tre oggetti da farvi vedere, un po' particolari, ma meravigliosi. Allora, mettiamo qua. No, poi casomai, se ritrovo, però non lo so se quelle foto ci sono, perché era il periodo che le foto ne facciamo molto poche. Se dovessi ritrovare qualche foto di quei corsi per farvi volentieri... Non ci stanno più i manuali. Guarda che forse... controlliamo. Perché forse a una diretta d'estate di Outlet sì, l'abbiamo messo. Sì, sono finiti tutti. E se, allora ragazzi, non vi prometto niente, perché era il periodo che ancora le dirette, i video, le foto, non ne facciamo molto poche.
perché parliamo di qualche anno fa, e non vi prometto niente, se riuscissi a trovare le immagini degli oggetti finiti dipinti con le due tecniche che vorrei proporvi, ve le posto tranquillamente, altrimenti o faccio una ricerca in rete, se ci sta nell'etere da qualche parte, o se no dovete andare sulla fiducia. Esatto. Barbara, Posso qual è vedere il pannello? con le palline a tema Animali animali nel del bosco. bosco? Mi Ah, sembra proprio di no, te lo dico subito, cioè perché è te lo stato dico aggiornato anche nel sito. perché, esatto, non è dei pannelli nuovi, vero? È No, vecchio, perché abbiamo sicuramente quello dei Pelosetti, quello con cani e gatti, e quello quello sono c'è. sicura. Gli Ora animali ti del bosco non dico. me lo ricordo. Sì. Approfitto allora anche che Stefania fa questa ricerca per dire che il sito è di nuovo in aggiornamento, perché l'abbiamo dovuto interrompere l'aggiornamento al momento del furto del PC di Stefania. E ne sono. No, se sono sul sito lo vedo dopo io. Vabbè, ci sto, non ti preoccupare. E siccome adesso sto portando il mio PC, quindi Stefania sta riaggiornando, ha ripreso a riaggiornare il sito, i pannelli sono tra le cose che sono state riaggiornate, per Pannelli cui Pannolenci è tutto aggiornato. se la pergamena di Ragotta viene 1 euro la prende Sì, Maria prendo un Adele. Maria euro. Adele allora. Ok. Ma io mi ero perso il furto. E qualche mese fa, a giugno, Sì, mi hanno sfasciato la macchina e io dentro ci avevo lasciato il il portatile. PC, che non era neanche a vista, ma l'hanno trovato lo stesso. L'hanno trovato. E lì c'era tutto il backup del sito, che oltretutto Stefania stava ricostruendo sulla nuova piattaforma. Vi ricordate che ve ne avevamo parlato, che avevamo cambiato Sì. piattaforma? L'indirizzo no, è sempre hobbydeiricordi.it, però avevamo cambiato piattaforma perché aveva delle prestazioni diverse. Aggiorna su Facebook quando il sito comunica con Facebook, quindi quando ci sono aggiornamenti sul sito li vedete anche su Facebook. Questa è di Maria Pelle. Però a metà aggiornamenti c'è stato qualche bravo ragazzo che ha Esatto. fatto fuori il PC, per cui. E giustamente, ma che non avevi un backup? Certo Certo, ce ma stava l'avevo. dentro la borsa. Esatto. Stava Insieme alla dentro. borsa del Per cui hanno PC. anche il backup. Volendo, sì. Allora. Allora, vado avanti. No, Barbara, nel frattempo ho controllato, no, animali nel bosco non Non le c'era. abbiamo. Ok. Non è un pannello nuovo, per cui neanche a dire arriva, perché è in ordine. No. No, abbiamo Pelosetti, vintage, vai sul sito e ci sono tutti. Tutti, sì. Ok? Ma che bella abbiamo. Perché si vede qua dietro, sì. Prego. Prego, Barbara. Allora, ultimi tre articoli, questi sono, non fate subito questi sono i barattoli della farmacia. Sì, e ben c'è Apona. Non c'è Questi Marilena che delle spezie, diciamo, della del farmacia, farmacista, grezzi, sì. ok, in ceramica. Non sono urne No. cinerarie, Esatto. sembrano, ma non lo sono. Nemmeno lo sembrano, Beh, sinceramente, perché potrebbe. ne abbiamo ancora questo di questa misura, c'è anche il suo coperchio, e questo più grande. Ebbene, meraviglia. Meraviglia soprattutto perché si vede la lavorazione a Sì, mano. del tornio, sì. Potete Lo vedete? fare ghost con Sì. questi No, barattoli. questi sono già fatti, Già li devo fatti, vabbè, fa, sfasciare, fate, fi impastare. fate finta. Ecco, quella là. Sì. Allora, il piccolo 2,50, il grande 5. Sì.
Naturalmente i prezzi di partenza erano almeno il doppio. Sì, sì. Questo stava 5,50 e questo stava 9,50. Quello grande è come? È come quello delle Amarene Fabbri, esatto. Questo grande infatti è bellissimo anche il coperchio. Sì. Ok, questi sono pezzi unici. Poi, aspettate, e andiamo a vedere l'ultimo pezzo, che è, anche di questo ce ne avevamo una marea, è rimasto sì. solo lui, ed è, ecco qua, aspettate perché sto cercando il vecchio prezzo, ok, questo costava 8, lo mettiamo 2,50, è fichissimo perché è la campana, è una campana la forma, ma è un paralume, cioè sì? per un abat-jour, lo lavorate, sì. poi ci mettete la lampadina e tutto quanto, ed è molto bello. A questo sono particolarmente affezionata perché sì, la bergamezza, sì? Maria Adele, era sì, l'ultima, era l'ultima. L'abbiamo messa un euro. Sì, gliel'hai assegnata? Sì, sì, sì. E, ci sono particolarmente affezionata perché ero presente quando è stata fatta. E me la sono comprata. E, insieme a questa molte altre, ma è rimasta solamente lei. Ok? Con un piattino sotto, è bella anche come candela. Come ah, candele. Volendo, sì, certo. Assolutamente sì. 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 E vai così, anche perché avendo il buco sopra, quindi va bene per la candela. Sì, sfoga. Eccola. Sì. Vabbè. Si vede sì, poco si adesso, vede, però... sembra la fiammella. Sì, sì esatto. Okay. Molto, molto carina. Ok? E il costo l'abbiamo detto? L'ho detto e non me lo ricordo più. Bene. E qualcuno ha sentito quanto ho detto che cosa? Oh, un euro mio. perché non mi ricordo se ho detto 4. Non me lo ricordo. Ricordare notaio? Notaio. Ah, non l'ho detto. Vabbè, lo dico adesso. Costa 4. Perché costava 8. Esattamente la metà. Costa 4. Ok? E poi essendo in ceramica, anche se appunto la volete utilizzare per la candela, eccetera, non si squaglia. Ah no, certo. Ok, lindo. O a Pasqua diventa una campana. De San Pietro! Perché no, è grande! Perché... No, no, un bel patoccone qua. Ok, 4 euro. Sì. E basta, non c'è più niente. Basta. A me mi viene da ride perché io non trovo il tastino per interrompere la... Cioè rimaniamo in diretta vita, spegni il tablet. Perché no, no, forse chiudendo la finestra sulla X perché... La finestra? Prima mi sembrava aver fatto così, è da prima che mo studio. Oh, però c'è qualcuno, c'era uno collegato che si è scollegato. Ma secondo me è Maria Adele che fa... Avanti e dietro, non lo so. Io credo che sia Maria Adele, che sta anche di là. Ora, piano piano, questa era una prova per cui poi avviseremo anche il popolo sì, di YouTube. Perché abbiamo tanti iscritti anche su YouTube, per cui... E alcuni... Anzi, chi non l'ha fatto, iscrivetevi anche al canale YouTube. Tanto cercate Hobby dei Ricordi su YouTube e noi ci ciamo. Vi iscrivete, attivate la campanella esatto. per rimanere sempre aggiornati. Così, sia mai voi perdete queste dirette. E quindi niente. E che fate domani? Che è domenica. Che è domenica. Io lavoro. Voi? Che fate di bel lavoro, non qui ovviamente chiuso no. il negozio lavoro a teatro non sul palco però a teatro proprio a fare una cosa è proprio la mia specialità tecnico audio anzi a proposito di teatro facciamo pubblicità al tuo la replica del sì. tuo spettacolo per chi volesse facciamo la rubrica teatrale il sabato è collegata a Blanca anche che l'ha visto sì.
Niente, la muffa a casa, ma si fa una passeggiata, dai. È bello, domani 30 gradi, ragazzi. Sì, Meno pure male che io oggi. sto chiusa in teatro. Allora, facciamo lo spot il Sì. sabato pomeriggio, lo dedichiamo a fine Ah, lo diretta spot. alla rubrica Sì. culturale, quindi suggerimenti Sono di... entrata un attimo all'inizio di YouTube, siccome è tutto blu sono uscita, quindi non eri... Ah, quindi era qualcun altro. Ah, hai Ah. capito. Allora, Sì, sabato... No, il giovedì... sabato facciamo la rubrica Sì, culturale, quindi cultura. presentazione di Sì, libri, sì. spettacoli. Esatto. Penso che Dio e Matteo tornano domani al lavoro, così ho la macchina. Ah, Ah, ok. ok. Passo lunedì. E domenica prossima, non domani ovviamente, il 15, se siete dalle parti di... e meteo anche, sì, domani 30 gradi, Sì. fa caldo. Questo è il nostro meteo da un po' di giorni, fa caldo, quantomeno a Roma. Che stavo dicendo, il Domenica 15. 15 alle 18, se non avete niente da fare, se vi volete fare una passeggiata verso la Dispoli, ci sarà la seconda replica dello spettacolo che sto facendo in questo momento, che si intitola Spiaggia Libera. Blanca si è collegata e non sta al telefono. Blanca, tu l'hai visto, perché lei, mia sorella, potrebbe SRT va. essere di parte. Invece Blanca era presente al debutto, e anche Pucci, ma Pucci non c'è, non è No. collegato. Quindi la Dispoli Teatro Vannini. Teatro Marco Vannini, non mi chiedete l'indirizzo perché è una cosa complicatissima, voi Vabbè, cercate quanti Teatro Marco. teatri Marco Vannini alla Dispoli Infatti, ci perché è stanno? siccome è una via nuova, c'ha un Sì, nome vabbè, stranissimo, comunque Teatro Marco Marco Vannini è Vannini. quella alle 18, mi Alle sembra. Sì. 18, credo, sì, mi sembra alle 18. L'ingresso è gratuito, Venghino, quindi signori, venghino. venghino. Sì, è stata bellissima, grazie. Non ci sto solo io, tranquilli. C'è anche una compagna di scena che è Serena Canali È un compagno, e un dice. compagno di scena che in questo caso è nuovo. Perché l'attore di ruolo è impegnato su un set cinematografico, quindi scusate, posso chiedere di aggiungere il mastrino? Il Ah, nastrino vera. Barbara, se vieni lunedì, lo scegli lo te, tanto scegliamo, c'è, sì. Ricordati, così lo scegli in base a quello che devi fare. Barbara, lunedì dalle 14:30, 14:30, esatto. Quello fino eh? il finino, Ah, quello lì, ok. C'è problema, ok, c'è. vabbè. C'è. Va benissimo. Mentre invece adesso c'è in sostituzione l'attore maschile Daniele che... Bolucci. Oddio, non fare grida. Boccia di su. Aspettate, non ricordo il cognome. Sì. Brava che mi hai ricordato, ok. Aspettate, vi dico il cognome perché insomma non mi va Mentre di. invece l'attore di ruolo... È Andrea Dugoni che però è impegnato su un set cinematografico in questi giorni, Se ci sarà. qualcuno di voi ha visto L'esorcista del Papa, all'inizio del film si C'entra. vede colui che interpreta il marito di Stefania, l'ex marito di Stefania. Stefania. Allora, Daniele Paolucci, mi ricordavo bene e vi confermo che è alle 18, perché io di sta replica veramente non mi ricordo niente perché è stata fissata da un po'. Vabbè, E facciamo il nome quindi anche della compagna di scena che è certo, Serena Serena Canali, Canali, sì. regia di Mariella Regia e Pizziconi scrittura e scrittura di Mariella Pizziconi Pizziconi. Basta. e Luci. Ah, Luci, disegno Luci, che a questa replica ci sarà lui anche alla console di Massimo Sugoni. Insomma, un po' di Vabbè, abbiamo cose. fatto una Sul mio locandina vivente. profilo, se Sì. andate indietro, quando abbiamo fatto la prima? 10 Beh, ma settembre, se anche non mi sul mio, chi sbaglio. c'ha l'amicizia con me la trova perché sul mio c'è. Esatto, se andate un attimo indietro ci stanno dei brevi video. Sì. Un spettacolo che è piaciuto molto. Ok, Lo replichiamo lo e poi a replichiamo a dicembre. dicembre, lo rireplichiamo a Roma, ma lì ragazze non sarà ingresso gratuito. Per avere l'ingresso gratuito, vi dovete fare una passeggiata che insomma non muore nessuno, anzi.
Bene. A posto. È finita anche la rubrica? È finita anche la rubrica. Meteo fa caldo, l'abbiamo detto. Potrei rimettermi a fare qualcosa per il sito. Molto bene, io cerco di uscire viva da sta diretta di YouTube. Quella, intanto allora, quest'altra. Allora, ringraziamo oggi, doppio ringraziamento al popolo di Facebook e a quello di YouTube. Perfezioneremo la nostra tecnica di live da YouTube, perché era la prima volta, ci si è bloccata, è successo un casino per cui la ripresa non era delle migliori, però poi ne siamo usciti, forse se trovo il modo di bloccarla. Non è detto, comunque grazie. Chi non l'avesse ancora fatto, si iscriva al canale di YouTube, basta cercare Hobby dei Ricordi, non c'è problema. E per chi non l'avesse mai fatto, si iscriva alla chat di WhatsApp. 370 10 25 425. Mandate un messaggio e vi inseriamo nel gruppo. Sì, su YouTube. Adesso, appena finita la diretta, vado a modificare le nostre informazioni, perché io in genere sugli altri social non metto il telefono e non metto l'email, ma è cosa buona e giusta in realtà aggiungerli anche negli altri social, perché su Facebook ci sono, ma su YouTube e Instagram no. Per cui è bene iniziare ad aggiungerli anche là, per cui anche il popolo di YouTube sarà informato di tutti i nostri riferimenti. E ragazzi, non lo diciamo. No! Il patto per creare è a Fiumicino. L'abbiamo tracciato. È a Fiumicino. Ma non in diciamo. Teoria ce lo consegnano lunedì. In se teoria. Non vengono la mattina presto. E se lo no. Consegnano martedì. Molto bene, però, beh, c'è, però c'è, è arrivato, c'è. Okay. Bene ragazze, grazie a tutti, sia qui, a YouTube, sia su Facebook. Ve l'ho detto, tra poco ci organizziamo e gli studi dei Canale 5 ci fanno un ci baffo prendiamo, e andiamo alle dirette così. Okay. Che per noi è pure meglio di tante altre trasmissioni che girano, però... Esatto. Vi divertite sicuramente di più. Bene, buona domenica, grazie a tutti, ciao. Sta come un primo Facebook, grazie, ciao. Che almeno sappiamo come si fa. Ciao YouTube, ciao. Ciao YouTube, è andato?